Tensione altissima a Bitonto con tanto di faccia a faccia fra alcuni cittadini da una parte, il tenente della Polizia Municipale Gaetano Paciullo, l'assessore al welfare Francesco Scauro e il dirigente del terzo settore Andrea Foti dall'altra. Motivo del contendere è la graduatoria del progetto Incroci Sociali, attraverso il quale viene permesso, dopo un apposito corso di formazione, ad una cinquantina di persone in condizioni di disagio sociale di prestare servizio nei pressi delle scuole durante l'entrata e l'uscita dei bambini. Il compenso previsto per un impegno di un'ora al giorno per 6 giorni a settimana è di circa 250 euro. Un aiuto insomma per chi è in difficoltà. La pubblicazione della graduatoria non è però piaciuta a molti, o meglio a chi è finito nelle ultime posizioni o è stato escluso. A molti non sarebbe piaciuto il criterio adottato per la scelta. Dal comune si sono difesi sostenendo che la graduatoria è stata fatta seguendo criteri di oggettività e trasparenza. Per calmare le acque è stato annunciato che comunque si sta pensando ad altre forme di sostegno. Solo dopo l'aula consiliare è stata liberata.